Dio ha guardato la piccolezza della sua serva. Dio nella piccolezza, questa parola rivoluzionaria, appassionata dell'Avvento. Ecco Maria, anzitutto la moglie del carpentiere, noi diremmo la povera donna di un operaio, sconosciuta, insignificante agli occhi degli uomini, proprio nella sua insignificanza, nella sua piccolezza agli occhi degli uomini, viene fatta oggetto dello sguardo e delle lezioni di Dio. Per essere madre del Salvatore del mondo, non in virtù di qualche suo pregio umano, né per il suo pur grande timor di Dio, non a motivo della sua umiltà e neppure di una qualsiasi sua virtù, ma solo ed esclusivamente perché la condiscendente volontà di Dio ama, elegge e fa grande ciò che è basso, insignificante e piccolo. Maria, la donna austera e timorata di Dio, che vive nell'Antico Testamento e spera nel suo Redentore, l'umile donna di un operaio, la madre di Dio. Ed ecco Cristo stesso, Cristo nella mangiatoia. Dio non si vergogna della piccolezza dell'uomo. Così Dietrich Bonhoeffer.